venire da allora tutto pure marmellata, ciò è fatto mannastro. Com'è? Perché vi guardate come una cartella di evitare nella vostra casa della posta? Ci sono delle donne che mi stanno guardando con l'espressione di Monica De Fischia e le prese con l'uomo invisibile. La bocca aperta lì. Stupore massimo. Io capisco perché la madonnata di cultura che arriva qua da noi da Savona sul parco è bestiale. È devastante. Savona dove la cultura la fa da padrona e chi è ignorante ci smarrona. Conoscete Savona? Oh, mi cadete Auschwitz, ragazzi, dai! Lo so che Auschwitz è più bella, dai, Savona! La capitale della West Coast! La riviera dei fuori, dai! Voi siete dei fiori, noi siamo dei fuori! Pare che noi Savona, scusate, ma abbiamo un microclima tropicale tutto l'anno, 27 gradi secchi, 92 km di spiaggione di Coppa Savona, Coppa Savona, spiaggia bianchissima, finissima, talmente bianca e fine che noi la chiamiamo Coca Savona. Allora no, gremita di turiste tedesche, danesi, olandesi, tutte abbagasciate che guai, tutte che indossano il nostro prodotto artigianale principale del savonese che è, lo saprete tutti, il perizoma in pelle di stoccafisso. Che è un prodotto all'avanguardia, oltre che uno snack ipocalorico, che è usato solo per quello, è anche un prodotto ecologico praticamente. Poi Savona, ragazzi, cioè, la città dove il tempo è scandito dal battito della ciolla. Cioc, cioc. Sapete che a Savona non ce n'è orologi, Sono delle nicchie, con dentro dei nani con delle ciolle enormi. Sono anche dei musicisti che vanno a tempo con dei metronomi, no? E tu poi dici che ora è? Seguono un quarto. Ciao, Savona fatta. Fine. Troppo avanti, ragazzi, Savona, la città dove i bambini fanno UA! Anche! Quasi gli tiri un calcio in culo, però va sempre bene, bionda, va sempre bene, battersi nella ciolla, che guai! Sugli scogli della Madonnetta, sul marciapiede, sulla torre della campanassa, dove vuoi! Savona è ciolla libera, ragazzi! Il cocktail di sapore, perché c'ho la libra si chiama. Poi comunque abbiamo avuto, ragazzi, dei personaggi pazzeschi a Savona, no? Cioè, il più grande filosofo dell'umanità, Giuse. Conoscete Giuse? No! Ma siete ignoranti come Cassano, ragazzi, Giuse! Fondatore della filosofia scettica, scetticismo a manetta, grandi domande esistenziali, sempre. Le sue grandi domande esistenziali tutt'oggi irrisolte, Domande del calibro di ma come ragioni ancora che te ne viene? Che cazzo hai detto di mia mamma? Domande che tutt'oggi nessuno ha saputo risolvere. Gente anche con la cabina così, niente. Poi c'era una dove si era impingato, no? Si era fissato per 6 anni, tutti i giorni, tutto il tempo si faceva questa domanda che era vado a vado o vado a vada? Vado a vado o vado a vada? Vado a vado o vado a vada? Lì, era andato in trip, non ne usciva più. Poi una mattina c'era un suo amico che aveva fatto un safari in Africa e gli aveva regalato la tibia di una giraffa, no? Lui l'ha svoltata, l'ha riempita di pakistano fresco e poi se l'è fumata tutta d'un botto senza mai respirare. Poi è uscito e sapete cosa ha detto a tutti? Oh, ragazzi, me ne batto il Berlino e vado a Berlino. Ma dopo 6 anni però, no, non mi piace. Ricordiamo che Giuse, lo dico per i ragazzi, per dare un buon esempio, era un eccellente fumatore di cannoni, no Giuse? Cannoni che quelli si ispirava e poi andava a ringare le folle savonesi con delle sferzanti orazioni sui costumi dell'epoca. Infatti lo chiamavano il Savonarola per questo. Tutta cultura, biondo. Poi io se vuoi, per fare dei giochi intelligenti, c'ho un amico che va per come hobby lui, picchia i sordomuti a sangue, no? E li lascia in una pozza di sangue. Poi quando se ne va il giorno dici un cazzo, merda. Non gli è piaciuto la bambina, scherzo, non è vero. Non gli dice niente, li picchia e basta, dai. Terrorizzato, giustamente, ma è Savona, se è la West Coast è la riviera dei fuori, così, non ce n'è discorso. Allora ragazzi, io adesso spero che sia pronto Master Hunter del centro Ciocchi Savona perché abbiamo in serbo per voi
dei sorpresoni, che guai. Master, ci sei? E allora un applauso, però dovresti portare anche le cose, mi sa che sei. Facciamo un applauso al pusher di Andrea, è un uomo che lavora bene, che sta al fatto suo. Eccoci qua. Ah, fantastico. Allora ragazzi, non andate in paranoia, abbiamo per voi in serbo e anche in croato una paio di cose importanti. Allora, innanzitutto Andre, vogliamo dare una rinfrescata di lingua saponese. Qua parlate saponese. Sono invece arrivato, ma parlate ventimigliese qua, intemeliese parlate. Vediamo un po' se c'è qualche punto di contatto. Allora, innanzitutto il fonema base, che ve l'ho fatto ripetere nel rap, che è questo qua. Wow! Dai! Wow. Dai! Wow. Bravi! Sapete cosa significa? No, wow! Niente, un bellino di me. Però tu fai a uno, wow! Qua si gira, ti caga, inizia a parlare. Ma è un principio di discussione. Sì, per parlare. Cioè. Poi spesso finisce a tappate in faccia. Sì. È un attimo che non ti capisci. Comunque, nel caso, dobbiamo imparare a ripetere comunque bene la corretta pronuncia del capoluogo della West Coast. Svua. Partiamo con qualche indicazione. Che è una sbascella. Sentite Andre che lui vi fa sentire cosa bisogna fare. Ma similare alla S come dei ramarmi in calore. Dai. Dai, fatelo. Tranquilli, è un falso mito che ci si pisce addosso, non è vero? Fate qualche incontinente, ma andava comunque così. Dai. Bene, poi piantiamo una bella. Dai. No, troppo forte, l'ho mangiato, perché mi fate la cosa di carne mutante. Un attimo, sì. Dai. Bene. Poi una serie di. Oh. Le donne lo fanno meglio, comunque qua. Oh. E poi chiudiamo con un bel. No! Che esatto. È stato il vostro partner mi sta angosciando. Non mi sta cagando il cazzo vostra moglie, no, ok. Dai, dall'inizio, ramarro in calore. Oh. Ma sembrano tutti di varigotti, no? Bravi, bene, ma si vede che siete anche voi della West Coast. Allora, adesso alcune frasette di uso colloquiale. Dico, la frase in italiano e la traduciamo in savonese, ok? E voi se volete, se ce n'avete nel bellino di, ripetete, va bene? Parti tu, Andrea, allora. Benissimo. Ornella ha un leggero strabismo di Venere. Oh! Andrea, con un occhio frigio e pesce dall'altro guarda il gatto. Guarda! Con un occhio frigio e pesce dall'altro guarda il gatto. Molto bene, fate savoia. La sua omosessualità è risaputa. Wow! Ma lo sai che quando apre l'armadietto delle medicine ci sono già le supposte sulla tegine? Sulla tegine! Le supposte sulla tegine! Molto bene, avanti, buono! Stai facendo una cosa davvero molto, molto pericolosa. Dire come fare se gli chiede la vasca dei piranha? La vasca dei piranha! Il bidet nella vasca dei piranha! Molto bene, molto bene. La situazione è grave. Wow! È merda nei panetti! Nei panetti! È merda! Nei panetti! La situazione è gravissima! Oh! Merda nei panetti e non ce n'è mago per tutti! Mago per tutti! Merda nei panetti che non ce n'è mago per tutti! Vabbè, ha capito, anche. Si avvicendano i governi, ma ci va sempre di mezzo la povera gente. Cambiano i bellini, ma i culi sono sempre gli stessi. Gli stessi! Gli stessi! I nostri! Esatto, dai! Hai fatto la mossa sbagliata. Bravo! Ci hai passato la canna alla Moretti. La canna alla Moretti. Ci hai passato la canna alla Moretti. Si può dire anche, oh bravo, hai fatto bene a darci un convento di suore a Padre Fedele. Padre Fedele. Ve lo ricordate, il frate ultras della ciola taumaturgica, Padre Fedele. Andiamo avanti, Sofona. Questa è destinata alle ragazze, a voi puzzine, sfiziosette, pastoselle, che guai. Sarò chiara con te, non sei il mio tipo. È piuttosto che darti la tempi ci pianta un basilico. Piuttosto che darti
Scusate, che a noi ci fa ancora effetto, siamo un po' all'antica, potete ripetere solo le donne. Dai, piuttosto che datela. Ci piace. Madre, non sono convinto per niente. Con la primavera sembra con un principio di abbagasciamento. Molto bene, è primavera, abbagasciatevi bambine. Che va sempre bene. Fabrizio è timido ed impacciato con le ragazze. Oh! Qua non la vede manco con le code. Ma la vedo manco. Adesso con Sky Q sta provando. Dai. Fabrizio ha davvero un carattere molto ma molto indisponente. Oh! Quindi Fabri è riuscito a farci dire cazzo di Buddha al Dalai Lama. Ha fatto dire cazzo di Buddha al Dalai Lama. Molto bene, molto bene. Avanti, Silvana. Ornella non è certo alle prime armi. Bagasciata che sa molto, ci si è messa a marciapiede. Marciapiede, sa molto, ci si è messa a marciapiede. Bagascione imperiale di Savoia. Una ragazza meravigliosa, talmente abbagasciata che mette le autoreggenti anche alle gambe dei tavoli. Adesso sono i casi, come tra le pecorine. Sì, tra l'altro noi diciamo che trombare con l'allella è come tirare un salame in un corridoio. Corridoio, salame, è bella l'immagine, ma tu che ce l'hai una facciata nel cielo, fai bene, ma poi capirai che non va. Francesco va molto spesso in Oriente per turismo sessuale. Oh, fra, ormai c'è Abelino che mangia con le bacchette. C'è Abelino che mangia con le bacchette, molto bene, avanti Simone. Giovanni ricopre una mansione di importanza secondaria. Quindi Nanni conta come la trama in un film porno. Guardi con me i maschi, mi sembra. Andiamo alla prossima, avanti che anche la penultima. Giuseppe non ha ancora superato i suoi problemi con la droga. Giuse, anziché uscire dal tunnel, se l'è arretrato. Ma mica la Ruamer Leste cagate qua, dovete vedere con che gusto. E l'ultima, non ce l'abbiamo la scritta, ma lo diciamo lo stesso perché la conosciamo tutti, perché è facile parlare quando non si rischia del proprio. Wow! E sono tutti bullicci col culo degli altri. Col culo degli altri! Speriamo mai con vostro amici! Bene, avete superato un enorme successo con il primo step in sì! Io parlo Sofunesse! Molto bene, siete pronti! Siete prontissimi, adesso vorremmo fare con voi. Siamo veramente in onda, mi sembra che ci stiamo bene dentro tutti. Facciamo un esperimento di turismo telepatico, ve la sentite? Capisco che per voi, anche se è difficile venire dalla nostra riviera, dei fuori, ma ci sono dei posti, delle situazioni che vogliamo farvele conoscere. Fra l'altro noi facciamo questa cosa, anzi tutto in omaggio al principio che regola le nostre esistenze, che Andrea è... I migliori viaggi si fanno da fermi. Poi quando inizia a farti canonica, però... Anche per non gravare sul vostro bilancio, noi a Savona siamo avanti, no? Cioè noi ci muoviamo a bordo di grossi cefali merdaioli, guizziamo qua e là. Questi cefali merdaioli li abbiamo anche insegnato ai turisti della costa quando arrivano in porto. Li saluti, la traghetta, siamo fuori con le pendente. Sì, sì, guizzano proprio. E li saluta, ma sono commoventi, signori. Siamo tante ciolle nere in aria. E comunque, noi adesso vogliamo fare questo esperimento, però è necessario che voi collaboriate, dovete recitare un mantra preparatorio per spalancare bene i chakra, va bene? Il testo è sempre quello lì. E dai, vediamolo un po'. Oh, ah, oh, ah, oh. Dai ragazzi. Oh, ah, oh, ah, oh. Dai ragazzi. Oh, ah, oh, ah, oh. Ma no, sentitevi dei coglioni, è una cosa che serve per la verità. Intanto parte in sottofondo un antico ritornello. Savona, la torre della campanassa, giù
chiuse che scattara su una comitiva di turisti della Costa Crociere. Varaz, Baenzo, Tony alla cassa che si incula due boeri. Varigotti, la baia del Malpasso, panca bestia che farcisce un gabbiano per la grigliata. Svuola, ospedale San Paolo, reparto di neonatologia. Fabio fai da te che fa cesareo alla moglie col flessibile della macchina. Noli, il circolo culturale Grazia dell'Edda, gara di Rutti. Cereale, il parco acquatico, Mauro Sballo che dà un acido a un delfino. Svuona, festeggiamenti di Capodanno, Gianni Paranoia che imbellina un tedesco giù dalla finestra. Celle Ligure, bagni Priapulla, Fausto il bagnino che non aiuta un inglese in congestione che sta affogando. Svuona, il ballo delle debuttanti, Gianna la Rozza che stappa una birra col culo. Svuona, ospedale San Paolo, reparto di neurochirurgia d'urgenza. Titti il burlone che punta il laser verde nell'occhio del chirurgo che sta operando sua moglie. Ellera, frazione di Abissola Superiore, il cimitero, Mauro il Guercio che prega sulla tomba sbagliata. Svuona, il catasto, ufficio planimetrie, il geometra Renzetti che fa una fotocopia della sua ciolla. Svuona, il tribunale, l'avvocato Iangolo che tira una loffa in ascensore. Cogoleto, la spiaggia radioattiva di cromo della Stoppani, turista belga che cerca il belino in un polpo. Piani di Ivrea, frazione di Varazze, via Aurelia, chilometro 7, visuale notturna, posto di blocco dei carabinieri. Giuse in estasi che descrive al caramba la divinità Maya che ha appena visto a Varazze. 20 miglia, i locali della Spes, il nuovo sistema di telecamere a circuito chiuso installato da Ramon. Master Andre che si percuote gli inguini con le mani a taglio. Esperimento riuscito, ragazzi! Ci siete stati anche voi nella nostra West Coast! Non dite che non ce la siamo sudata stasera, e poi. Bene, però vorremmo chiudere con un po' di musica, se ce lo consentite. Un repino che è dedicato. Purtroppo puoi scendere pure con sta base, sono addormentati tutti. No, adesso un po' di casino e poi ce ne andiamo tutti fuori dalle balle, ma abbiamo parlato di telecamere e non lo abbiamo fatto a caso, perché ormai la vita è diventata un'enorme piazza a casa. Siamo fermati quasi sul momento della giornata, finisci su Facebook, su Instagram, ma basta! Non se ne può più, ragazzi, ma lo sapete che ogni giorno, sopra 20 miglia, alle 2 e un quarto esatte, passa il satellite, lo sapete? Il satellite firma tutto qua. Facciamo un flash mob domani, domani qua, tutto... un quarto ci troviamo e... tutti quanti andiamo al non guardo, guardiamo il cielo, sorridiamo e lo andiamo a fare. Satellite! Ragazzi, noi abbiamo fatto sto pezzo che si chiama Privacy, sì. Sottotitolo. Cazzo ci sarà da guardare. Esatto. Vai pure con la base, basta. Se volete ci accompagnate con la ciola, te lo ci accompagnate. Una coppia così, non ce n'è mica tanti, giochi di prodotti, accomodati, è la
ciola anche. Siamo noti per la chiama, per il nostro stile. Per essere un esempio di coscienza civile. E ci conoscono tutti da sud a nord. Che siamo disponibili, lo siamo tutti quanti. Yeah.